Gianni Colacione per Liberi.tv, qui al Circo Massimo, siamo in compagnia di Roberto Giuliano, candidato nella lista civica per Alfio Marchini, sindaco di Roma. Roberto, volevo sapere se già hai avuto esperienze come candidato in altre forze politiche e se no, appunto, di che cosa ti occupi professionalmente o per lavoro, appunto, che cosa pensi di trasferire appunto in questa candidatura? Beh, devo dire che io faccio politica dall'età di 16 anni a scuola, ho cominciato in quegli anni, negli anni 70, 76, per cui sono stato sempre socialista, attualmente mi considero un socialista graxiano non pentito, ho militato negli anni della gioventù nel sindacato CGIL degli edili, fino a ricoprire l'incarico di segretario generale degli edili della CGIL del Lazio. Poi ho fatto altre scelte professionali, ho stato dirigente d'azienda, preso anche io la qualifica di giornalista e attualmente faccio anche io comunicazione e mi occupo anche di formazione. Tra i vari impegni che ho fatto ho lavorato molto con i disabili, sia come volontario e sia in strutture che si occupano proprio dei disabili, in particolare dei ciechi. Avendo un fratello che ha un sindacato italiano di diritti di difesa degli invalidi, perché anche lui stesso è invalido, questo è un tema che sento molto e credo che è un problema oggi culturale per cambiare una città, nel senso che una città costruita a misura di disabile è una città più vivibile anche per chi non è disabile. Questa è una cosa molto importante, perché la disabilità non è solamente un fatto fisico, ma purtroppo c'è anche una disabilità mentale di gente che pensano di essere normali, per cui poi non si rendono conto come creano delle barriere architettoniche, penso, per le persone che in realtà hanno delle difficoltà oggettive per poter camminare, per poter attraversare la strada e cose di questo genere. Roberto, quindi il tema della disabilità, insomma, in qualche modo al centro delle tue attenzioni politicamente parlando. Beh, a Roma immagino ci sia molto da fare, a partire anche dai mezzi pubblici, dalle strutture, dagli uffici che molto spesso sono fuori da qualsiasi norma sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Guarda, io nel 78 ero ancora ragazzetto, il sindacato dove cominciavo a militare, la Fillea CGIL, insieme con CISL e UIL firmò un accordo per costruire Tor Bella Monaca. Fu un accordo di programma tra il sindacato degli edili unitario, il comune di Roma e l'associazione costruttori romani. Tor Bella Monaca doveva essere un gioiello in cui per la prima volta venivano realizzate 1000 appartamenti per disabili, per cui unico in tutta Europa. Oggi i disabili a Tor Bella Monaca sono realmente profondamente inseriti in questa realtà, sono quasi quasi, verrebbe da dire in modo ovviamente non offensivo, quasi un pezzo di arredo che se non si vede la carrozzina dici che è successo a Tor Bella Monaca, talmente l'inserimento tra i cittadini e la persona che è portatrice di un handicap. Però il problema è che è diventato un ghetto. Non avendo i pullman il comune di Roma che li porta al centro, ovviamente i cittadini che vivono lì sono obbligati a rimanere lì, altrimenti prendere il taxi, i buoni che il comune dà, ma anche questi oggi stanno parecchio in difficoltà come opzione che i disabili possono avere. Però c'è una disabilità, io torno a dire, che è un problema anche economico. Cioè non è vero che la disabilità è solamente miseria o poverini. Oggi rendere una città a dimensioni di disabili, esiste anche un turismo dei disabili a visitare Roma. Io ho fatto una ricerca, sempre con questa associazione di sindacati di diritti invalidi, nella quale è venuto fuori che a Roma dovevo ospitare una delegazione delegazioni che venivano da vari paesi europei per un progetto europeo ed era difficile trovare un albergo a Roma con più di una stanza per disabile. Comprendendo un problema di logistica per fare un convegno sui disabili a livello europeo, le difficoltà a trovare un albergo che ci poteva ospitare tutte le persone per poter svolgere questo convegno. E parliamo di una città come Roma, dove c'è il Papa, dove è una città dove la gente viene perché è una bellissima città, purtroppo abbandonata. Io oltretutto lo devo dire, perché non rinnego mai quello che nella mia vita faccio, forse sbaglio e quando sbaglio posso rimediare se lo capisco, però ho fatto una scelta, io sono uscito dalla PDL perché ho votato Alemanno come sindaco, l'ho considerato un grande ministro dell'agricoltura
perché è stato uno che ha difeso gli interessi degli agricoltori italiani e pensavo che sarebbe stato un ottimo sindaco. Purtroppo dopo questi 5 anni devo dire che lui mi ha deluso e io non ho accettato la camicia di forza o Alemanno o Marino. C'è stata un'alternativa che io ringrazio proprio di cuore ad Alfio Marchini di scendere in campo contro Marino e contro Alemanno. E io devo dire una cosa, io credo che gli interessi che stanno dietro questi due raggruppamenti cosiddetti di sinistra e di destra sono gli stessi trasversalmente. Noi siamo la discontinuità per cambiare questa città. Roberto, il tema della disabilità è un tema abbastanza complicato. Volevo farti due domande. I servizi per disabili sappiamo appunto dal punto di vista del disabile quanto sono spesso appunto inefficienti, ne hai appena accennato, ma relativamente appunto a come l'amministrazione in qualche modo attualmente affronta questo problema, o meglio che poi problema nel senso di viene incontro dei cittadini che sono meno fortunati di altri, e per esempio il sistema delle cooperative sociali e anche il tema degli enti che sono storicamente diciamo di rappresentanza dei disabili, che hanno anche dei beni immobiliari abbastanza cospicui. Un caso per tutti, ricordo che uno di questi enti dava in affitto agevolato la casa a Fiorito, ecco, anziché ai disabili di riferimento. Ecco, come pensi di dire qualcosa anche su questo? Grazie della domanda, perché innanzitutto dobbiamo partire da una considerazione, che siamo tutte persone normali ma potremmo tutte per disgrazia diventare disabili. La disabilità convive con noi. Nel senso che molte volte giustamente non ci pensiamo, abbiamo una visione della vita quasi eterna, ma la vita non è né eterna, non solo perché si diventa anziani e dunque quando si diventa anziani vengono alcuni problemi naturali, ma dall'altro lato c'è proprio un aspetto particolare, che è quello che nella vita purtroppo sappiamo come usciamo la mattina e non sappiamo come torniamo. Io questa non la faccio tragica, è proprio una condizione bella della vita per godersi la vita, per cui è una visione ottimistica della vita, perché l'ottimismo è sempre legato alla consapevolezza, altrimenti è un'altra cosa. Tu hai fatto prima un esempio, io innanzitutto penso, come dicevo prima, la disabilità può essere un investimento produttivo, nel senso che molti disabili possono trovare il lavoro in base alle loro competenze, in base alla legge che ne prevede l'assunzione obbligatoria mediante ovviamente una selezione, perché serve anche delle competenze. I disabili hanno delle competenze che ovviamente vanno messe a frutto e da parte del mondo delle imprese andrebbe in qualche modo fatto vivere il disabile come una ricchezza e non come un deficit a livello produttivo. Perché questo è possibile, ovviamente diciamo, dipende da disabilità a disabilità. Tu hai parlato del problema del patrimonio, allora i patrimoni di questi enti che si occupano di disabili è un patrimonio che dovrebbe essere messo a frutto per dare servizi ai ciechi, cioè un patrimonio che deve andare al libero mercato. Io mi permetto di dirti che la cosa di Fiorito non sta come è stata presentata, nel senso che il Sant'Alessio, che è un IPAB dei ciechi, ha un patrimonio immobiliare di 600 appartamenti, di cui 300 stanno nel centro di Roma e di cui 80 stanno a Via Margutta. Prima dell'attuale gestione del commissario Robilotta, questi appartamenti venivano dati a 200 euro 100 metri quadri a Via Margutta. Quando ci si è messi in mani, perché io ho collaborato con il commissario Donato Robilotta come assistente al Sant'Alessio, quando siamo arrivati abbiamo trovato una parte di lavoro già avvantaggiato dal presidente uscente e abbiamo messo tutto a gara, il centro storico va a gara e anche la periferia, stilando un accordo, questo l'ho curato io personalmente, con un'associazione di utenti del Sant'Alessio, che hanno dei ciechi che hanno le case del Sant'Alessio in periferia, e con loro abbiamo fatto un accordo sulla rivalutazione anche con loro dei canoni, però ovviamente calmierati, essendo ciechi. Pensiamo che era la funzione dell'ente di favorire l'abitazione ai ciechi, però il fine ultimo è di mettere a frutto il patrimonio per dare servizi ai ciechi. La casa che Fiorito ha preso di 100 metri quadri, che come dicevo prima era stata affittata a 200 euro al mese,
L'Agenzia del Territorio ce l'ha valutata a 4.100 euro a base d'asta. Abbiamo fatto un'asta pubblica, il consigliere Fiorito ha voluto partecipare, ha fatto un'offerta di 5.100 euro al mese, per chiarire non all'anno, ma al mese, ed è stata aggiudicata a lui. La seconda offerta di 4.800 euro al mese ha fatto ricorso al TAR dicendo che Fiorito, essendo consigliere regionale, non poteva accedere a una casa dell'ente. Il TAR ha rigettato il ricorso. Il TAR ha rigettato il ricorso dicendo che ad asta pubblica può partecipare chiunque, perché quello che conta è l'offerta più alta, per cui un bene per l'ente che affitta. Per cui questa storia è stata molto travisata. Io credo che forse dalla parte della Polverini, mi permetto di dirlo, c'era un altro interesse, quello che in qualche modo si voleva impedire l'alienazione del patrimonio alla regione. Questo non è possibile, quello è un patrimonio privato. L'ente è pubblico, ma sono donazioni private, non c'è una lira di soldo pubblico nelle case del Sant'Alessio, è di proprietà dei ciechi e serve per dare servizi ai ciechi. Oggi è veramente scandaloso assistere al deperimento di questo patrimonio, che è una ricchezza e che sarebbe utile per la regione ma anche per il comune, perché se questo patrimonio va rendita, il comune e regione dovrebbero dare meno soldi al Sant'Alessio per i suoi servizi. Roberto, ti ringrazio di questa precisazione, anche a te chiedo dove possiamo informarci per quanto riguarda le tue iniziative. Io ho un sito su Facebook, ho fatto anche una pagina, Giuliano Roberto. Giuliano è il cognome, lo dico per chi ha il piacere di potermi votare, perché purtroppo ho tre nomi, Giuliano, Roberto, Francesco, va a capire qual è il cognome. Per cui il cognome è Giuliano, mi trovate su Facebook, anche su Facebook c'è il mio numero di telefono, perché penso di essere in tutti questi anni una persona che non fugge mai a rapporti con le persone, anche perché una caratteristica che mi sembra bella di Alfio e che io condivido pienamente e faccio mia è quella che non siamo qui per accogliere un voto e scappare, vogliamo mettere radici a Roma, vincere e mettere radici per cambiare questa città. Grazie. Grazie a te. Appuntamento quindi su Liberi.tv per questa e le altre interviste. Grazie ancora.